benvenuti. Oggi è lunedì 18 marzo 2024. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 18.09. La luna sorge alle 11.37 e cala alle 2.31. Oggi si celebra San Salvatore. Il latino Salvator deriva dal greco Soter, nome con cui era chiamato Cristo. Significa Dio è il Salvatore. Il 18 marzo è il Global Recycling Day, cioè la giornata dedicata al riciclo per sensibilizzare il mondo a salvare il pianeta. Nata nel 2018 dal Bureau of International Recycling, quest'anno è alla sesta edizione e invita tutti a impegnarsi per il bene comune. Massimo Giletti compie 62 anni. Laureato in giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera giornalistica con Giovanni Minoli e il suo programma Mixer. Ha debuttato in TV nel 1994 su Rai 2 e poi è diventato uno dei volti della rete, conducendo I Fatti Vostri e L'Arena. Nel 2017 è passato alla 7 con Non è l'Arena e ora è tornato in Rai con il programma sui 70 anni della TV. Francesco Boccia festeggia 55 anni. Ex ministro degli affari regionali nel Movimento 5 Stelle PD, ha una lunga esperienza politica ed economica. Ha conseguito vari master e specializzazioni e ha fatto il ricercatore universitario. Ha coordinato le commissioni economiche alla Camera e ha fondato Digiton, un'associazione che promuove il digitale e l'occupazione giovanile. È noto anche per la sua relazione con Nunzia De Girolamo, ex esponente di Forza Italia e ora conduttrice TV. Alessandro De Angelis compie 48 anni. Giornalista e autore televisivo è spesso ospite dei programmi di approfondimento politico di La 7, come Maratone di Enrico Mentana e 8 e mezzo di Lili Gruber. È vice direttore di Huffington Post e compagno della senatrice Anna Maria Bernini. Ha scritto per Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata su Rai 3. Il 18 marzo del 1981 rimane una data storica per la televisione italiana, segnando il debutto di Quark, il rivoluzionario programma divulgativo che ha portato i misteri della scienza e dell'universo nelle case di milioni di spettatori. Creato e presentato dal visionario Piero Angela, è diventato un punto di riferimento per chiunque fosse curioso di esplorare le meraviglie del sapere scientifico. Quando si entra in una camera d'albergo si ha l'impressione di trovarsi in un ambiente pulito e profumato, ma non è sempre così. Secondo una microbiologa dell'Università di Leicester, le camere d'albergo possono nascondere molti agenti patogeni. La studiosa ha individuato i punti critici delle stanze d'hotel, cioè le superfici che spesso non vengono disinfettate adeguatamente tra un ospite e l'altro. Si tratta per esempio delle maniglie, degli interruttori, del telecomando e del telefono. Anche il letto può essere fonte di contaminazione. Se lenzuola e federe vengono sostituite, non si può dire lo stesso di coperte e copriletti, che possono ospitare microorganismi indesiderati. I bagni invece sono generalmente più puliti del resto della stanza e quindi meno pericolosi. Prima di iniziare la giornata, sentiamo che consigli hanno da darci le stelle grazie a Marco Amato. Buongiorno ai 12. Questa è la settimana del solstizio. Buon inizio a tutti. Vediamo una luna in cancro. Cosa ci riserva per inaugurare questa settimana? Ariete, la quadratura della luna in cancro con un mercurio cospitate decisamente può farvi sentire un po' sensibili o urtati dalle critiche o da qualcosa che qualcuno può aver detto male non volendovi ferire. Cercate comunque di lavorare sulla comprensione degli altri e sulla percezione di voi stessi. Toro, luna oggi amica è decisamente confacente, anche se Marte stimola un po' in maniera iraconda Urano, sicuramente una certa dolcezza comunicativa è quello che vi aiuterà a gestire al meglio le situazioni. Gemelli, una luna di seconda casa, una luna che vi fa vedere prospettive migliori, ma un mercurio che adesso è dalla vostra parte, anche se oggi non è proprio il lunedì ideale, visto che parte in maniera un po' umorale, riuscirete comunque ad ottenere in serata una certa stabilizzazione d'umore.
Leone, la giornata di oggi prevede una luna di dodicesima casa. Riflettete, cari Leone, magari emotivamente sulla fattibilità di alcuni dubbi o aneliti o progetti che vi stanno molto a cuore e sulla reale possibilità di concretizzarli. Vergine. La giornata di oggi presenta una luna morbida, una luna abbastanza amica. Lunedì non parte poi così malaccio rispetto al fatto che avete ben quattro pianeti contro. Cercate comunque di gestire le situazioni di questo lunedì con la presenza di soci o amici. Bilancia. Luna di quadratura, oggi la luna non è generosa, inizia un lunedì un po' faticoso e stancante, anche perché non vi basterà la forza di Marte e l'arguzia di Plutone per trasformare ciò che non vuole saperne di essere trasformato, quindi abbandonatevi un po' più al flusso. Scorpione, giornata oggi con una luna di trigono, ottima per voi. Venere e Saturno, a Nettuno e il Sole, fanno ancora il loro dovere, tutti a vostro favore. Poco importa se Urano e Giove non ci stanno ancora, ma presto anche su quel versante avremo cambiamenti. Gestite quindi meglio la vostra rinascita, vicini a qualcosa di nuovo e molto più interessante. Sagittario, una luna distante da voi oggi e le quadrature in pesci ancora sono molteplici. Cercate quindi di non essere troppo curiosi o non empatizzare troppo delle emozioni circostanti che vi riguardano poco, ma dalle quali potreste essere travolti. Capricorno, una luna d'opposizione oggi, quindi la prospettiva delle cose diventa un punto di vista soggettivo. Il sole, peraltro, sta finendo il suo passaggio in pesci, quindi vi dà un po' meno energia. Cercate quindi di centellinare al meglio gli impegni e soprattutto di non tralasciare lo spazio affettivo. Acquario, una luna sognatrice, come si confà ai vostri gradi zodiacali, la distanza planetaria è notevole, ma riuscirete sicuramente oggi ad avere qualche brillante emozione. Siete sempre più in evidenza da un punto di vista professionale. Pesci, luna ottimamente amica. Oggi Venere e Saturno godono maggiormente di questo inizio giornata all'insegna dell'amore e del lavoro, benevolenza anche negli ambiti pratici. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Oggi ricorre l'anniversario dell'ultima eruzione del Vesuvio, il vulcano che domina la città di Napoli. Il 18 marzo del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, il Vesuvio si risvegliò dopo 38 anni di silenzio con una violenta esplosione. L'eruzione causò 47 morti, 12.000 evacuati e ingenti danni materiali. L'evento fu documentato dalle truppe alleate che occupavano Napoli, ma anche dal direttore dell'osservatorio vesuviano, Giuseppe Imbò, che a rischio della sua vita continuò a registrare le attività del vulcano, lasciandoci una preziosa testimonianza. Oh, non si è nemmeno scusato per avermi offeso. Che faccia rindaggio che ha? Il modo di dire siciliano "aviria faccia rindaggio" si usa per indicare una persona che non prova vergogna o rimorso per le sue azioni, che non si lascia intimidire o influenzare dalle critiche o dalle opinioni altrui. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Caligola, il nipote di Augusto, salì al trono il 18 marzo del 37 d.C., con l'ambizione di trasformare il principato in una monarchia assoluta, dove lui era il sovrano e il dio vivente. Si circondò di lusso e di scandali, come i suoi rapporti incestuosi con le sorelle, e sfidò il senato e il popolo romano con le sue follie e le sue crudeltà. Si fece adorare come Ercole, Giove e il Sole e nominò senatore il suo cavallo preferito. Ma il suo sogno di potere durò poco. Dopo 4 anni di regno fu assassinato da una congiura di pretoriani. Caligola, il tiranno che voleva essere un dio, morì a 29 anni.
Ci salutiamo con la frase del giorno. L'arte di vivere è l'arte di saper credere alle bugie. Grazie per essere stati dei nostri anche oggi. Ormai lo sapete, l'appuntamento giornaliero con l'almanacco torna domani. Ciao!